di riconoscimenti, di riforme nel campo dei diritti umani, nel campo della situazione nelle carceri, sta facendo nel campo, diciamo, della difesa delle persone che per salvarsi la vita scappano dalla Siria, dove si sta svolgendo una guerra sanguinosa, sta prendendo una serie di posizioni molto coraggiose, a volte isolate, quindi riteniamo la bandiera isolata. Della città del Vaticano, e non ci sentiamo per nulla in imbarazzo rispetto a questo. Non siamo come soci tra quelli che si ingeriscono sul fatto se la nomina di Papa Bergoglio sia stata regolare o meno, però ci interessa sapere se la Repubblica Italiana rispetta le leggi, a cominciare da quelle fondamentali, a cominciare dalle regole costituzionali fondamentali. E allora tra queste regole ce n'è una. Ieri sera in televisione chi ha visto Benigni leggere la Costituzione italiana l'ha sentito declamare l'articolo 5 della Costituzione. La Repubblica riconosce e promuove le autonomie locali. Piccolo particolare, che Benigni si è rivelato un grande ignorante, perché ha parlato solo delle regioni. Le regioni che non esistevano prima in Italia e che sono nate soltanto negli anni 70, quelle ordinarie, mentre la Sicilia per esempio è nata prima, ma anche la Valle d'Aosta, prima dell'approvazione della Costituzione, Benigni è un grande ignorante, eppure viene dalla Toscana, che ha visto i comuni protagonisti della vita civile a partire dall'anno 1000, e quindi il riconoscimento delle autonomie locali di cui parla l'articolo 5 della Costituzione comincia dai comuni. Addirittura il TAR della Toscana ha riconosciuto che le contrade di Siena sono degli ordinamenti giuridici che nascono prima dello Stato. Prima sono nati i comuni e sono nate le contrade di Siena, poi sono nate le province, che qui nel Lazio sono nate con il provvedimento del Papa, si chiamava Comarca di Roma, la provincia di Roma. Poi la rivoluzione francese ha istituito i dipartimenti, poi Napoleone, che non era un coglione, Napoleone ha recepito le province e i dipartimenti, che significava poter andare in un giorno a cavallo in una grande città per sbrigare degli affari importanti e tornare a casa. Poi per ultimo è arrivato lo Stato nazionale, lo Stato dei Savoia, che ha riconosciuto l'esistenza delle province. Così la Costituzione della Repubblica. Adesso è arrivato Matteo Renzi con la legge fascista, la legge Renzi, Fassino, Fassina, perché Fassino come presidente dell'ANCI ha imposto questa legge che appunto prevede la non elezione nei collegi uninominali dei consiglieri provinciali, la non elezione da parte dei cittadini dei presidenti delle province, li hanno sostituiti con un'elezione indiretta, e per la città metropolitana non si vota un cazzo, è vietato ai cittadini delle città metropolitane eleggere il loro sindaco. Quindi abbiamo 1.600.000 abitanti attorno a Roma che non contano più un cazzo, tra Stati, Tivoli, Montelatendo, Bracciano, Civitavecchia, Velletri, non contano un cazzo, non hanno più diritti. Il sindaco di Roma per legge diventa sindaco metropolitano. Marino a Palazzo Valentini ci ha messo piede 3 volte. E adesso in questo momento, grazie a un'interpretazione eversiva della legge, in questo momento a Palazzo Valentini siedono 24 signori, nessuno dei quali eletto a Roma, in quanto ai 10 eletti col voto ponderato a Roma sono subentrati 10 signori di Rocca Cannuccia, e questi 24 pochi giorni fa hanno votato l'autorizzazione a comprare il gratta gratta cielo di Zingaretti a 263 milioni di euro in area di esondazione a massimo rischio R4P3 del piano dell'autorità di bacino, comprato su carta
affidando l'acquisto al venditore BNP Paribas. Questa è la situazione che c'è a Roma e la Procura della Repubblica non dice un cazzo, eppure Pannella ha scritto a Pignatone. Nel 2012 Marco Pannella ha mandato un esposto a Pignatone anche sull'acquisto del grattacielo. Noi siamo alleati qua in questo municipio, in Campidoglio, con Giachetti. Giachetti ha anche la tessera radicale, Giachetti è stato radicale, qui c'è Torquati, il presidente uscente del municipio, ma noi gli romperemo le palle uguale, non ce ne frega un cazzo che sono loro se verranno eletti o meno. Se i radicali saranno dentro le istituzioni, romperemo le palle a chiunque per far rispettare le regole e per ripristinare i diritti dei cittadini. Quando ero qui responsabile della lista Pannella per la cultura e la partecipazione, scrissi di persona il regolamento della 20ª circoscrizione che prevedeva l'obbligo di istituire le consulte di quartiere a costo zero. Una volta al mese i consiglieri optanti, il rappresentante nominato dal presidente del municipio, i presidenti dei comitati di quartiere, i parroci, i presidi, i rappresentanti degli studenti e dei genitori delle scuole avevano diritto di riunirsi una volta al mese nella consulta di Ponte Milvio Farnesina. Io personalmente fui nominato coordinatore della consulta di Isola Farnese e lì in una riunione risolvemmo dei problemi che c'erano da 50 anni, i lavatoi comunali, la scalinata che porta al borgo di Isola Farnese. Qui a Ponte Milvio non fu materialmente mai riunita la consulta. Poi nel 2004 tutti i partiti hanno fatto un nuovo regolamento del municipio che vi trovate su internet, hanno abolito le consulte di quartiere, hanno fatto un'inutile assemblea dei comitati di quartiere per guardarsi in faccia, per farsi una canzone, uno stornello. Ma invece la partecipazione che i radicali avevano guadagnato per tutti i cittadini, col diritto dei rappresentanti di comitati di quartiere di essere invitati e di intervenire durante i consigli del municipio quando si parlava del loro quartiere, questo diritto è stato cancellato. Questi signori del municipio hanno aumentato da 1 a 50 le firme per una petizione, quando la Costituzione dice che basta una firma per fare una petizione alla Boldrini o a Grasso. Questo significa che se non ci sono i radicali dentro le istituzioni, i diritti dei cittadini non vengono garantiti. Però c'è 5 Stelle, però c'è Virginia Raggi. La storia che faceva la praticante allo studio Previti ci interessa poco, perché evidentemente era in imbarazzo, problemi suoi. Ma il fatto che scriva sul suo curriculum che è vincitrice del dottorato di ricerca, io sono dottore di ricerca all'Università di Tor Vergata, non basta vincere la selezione, in diritto pubblico, non basta vincere la selezione, bisogna poi superare un esame nazionale con una commissione nazionale. Non dica le cazzate per Virginia Raggi. Perché non dice che ha vinto il dottorato di ricerca nella stessa università dove insegnava il suo patron di studio? Perché non lo dice? Questi candidati 5 Stelle che hanno sottoscritto un contratto con la Casaleggio Associati vincolandosi a una penale di 150.000 euro se non rispondono ai diktat del Politburo, formato da 5 capoccioni scelti dalla Casaleggio Associati o da Grillo, questi hanno compiuto un atto che meritava una risposta. Questa risposta l'hanno data dai carabinieri della Storta, i signori che stanno qui presenti, Giorgio Vitali, che è stato anche lui consigliere in questa circoscrizione, e Orazio Ferniani, che sta qui, che lo invito a parlare, che è anche lui candidato nella lista dei radicali. Ha denunciato ai carabinieri della Storta il contratto tra la Casaleggio Associati e i candidati del Movimento 5 Stelle, perché nessuno può comprare le scelte politiche che farà il nuovo
sindaco di Roma. Si chiama usurpazione di potere pubblico. Sta nel codice penale. Passo la parola all'amico e candidato anche lui, Orazio Ferniani, nella lista dei radicali del 15° municipio. Io sono il capolista Cristiano Kusterman. Qua con me c'è anche Ilari Valbonesi, candidata anche lei nella lista dei radicali del 15° municipio. Orazio Ferniani. Ciao a tutti, buongiorno, anzi buon pomeriggio. La questione si deve sempre porre dentro dei termini ben precisi. Quando si fa una qualunque considerazione si deve prima mettere bene in evidenza la base della considerazione, il punto di riferimento e il quadro di riferimento. Allora, noi qui siamo oggi in questa pubblica piazza. Non per uno, non per due, ma per tutto un sistema diciamo di corruzione, di scempio assoluto messo in piedi dalle varie mafie nazionali e multinazionali. Per cui oggi ci ritroviamo al potere, a tutti i livelli di istituzione, una banda di malfattori che, come tutti i malfattori, si vendono al migliore offerente e non ai valori morali e ai valori costituzionali o istituzionali. Ne deriva che noi oggi abbiamo avuto una serie di eventi. Faccio una piccola cronologia, così qualcuno si risveglia un attimo la mente e riesce a fare 2 più 2. Quindi, che cosa abbiamo avuto? Tralascio tutta una serie di altri argomenti secondari per passare proprio alle fasi basilari, e cioè partiamo dalla sentenza della Corte Costituzionale 1/2014, la quale dice che tutti i governi a partire dal 21 dicembre del 2005 sono stati, tutti i parlamenti dal 21 gennaio 2005 sono stati incostituzionali in quanto non garantiscono la pluralità della scelta da parte dei cittadini dei candidati da eleggere. E tutta una serie altre di discussioni e di valutazioni che non sto a dire di non secondaria importanza, ma non importanti in questa sede. Infatti, poi, a seguito di questa sentenza, correlata poi di altri vari ordini di tribunali, i nostri cari governanti sono stati praticamente dichiarati inammissibili e quindi anche decadenti. La Corte Costituzionale, bisogna ricordare, articolo 136 della Costituzione, dice che quando c'è una sentenza della Corte Costituzionale questa va eseguita entro 48 ore. Oggi siamo passati a oltre 2 anni e questa sentenza ancora non trova applicazione. Che diceva questa sentenza? Diceva che siccome il governo è incostituzionale, il Parlamento è incostituzionale. Se vuoi raggiungerci, siamo a Ponte Milvio, proprio nel piazzale del Ponte. Legge elettorale del precedente al Mattarellum, e quindi andavano qui c'è Orazio che sta parlando adesso. Come al solito. Le nuove elezioni per eleggere un nuovo Parlamento e quindi tutto quello che ne consegue. Invece che cosa è stato fatto? Che nonostante quanto stabilito dalla Corte Costituzionale è stato mantenuto il vecchio. Vabbè, senti, se vuoi venire, dai, vieni, dai, che se devi fare? Dopodiché a febbraio, Va bene, allora, 2015, si sono svolte le elezioni nazionali. Quando l'hai mandato? Politiche. E a queste elezioni non l'ho visto per niente, comunque vabbè, adesso gli darò un'occhiata. Erano candidati secondo il regime della vecchia legge elettorale del Porcellum, e quindi sono stati eletti con la spada di Damocle sulla testa, in modo da poterli poi eventualmente ricattare. E infatti è stato così, perché ad aprile, come ho detto, del 2015 è stato eletto il nuovo Parlamento. Dopo 5 giorni quel Parlamento di abusivi, illegalmente costituito, ha a sua volta eletto un presidente illegale, quel tale Sergio Mattarella, che ovviamente ha un passato familiare piuttosto burrascoso.
senza entrare troppo nel dettaglio, ma che cosa è questo? Beh, occorre far rilevare che questo signore, Sergio Mattarella, era uno dei 15 giudici della Corte Costituzionale che aveva dichiarato che quel Parlamento era illegale, e lui da quel Parlamento illegale si è fatto eleggere ed è diventato Presidente della Repubblica di questa pseudo-repubblica che tutto è fuorché democratica. E questo per dire, insomma, che c'è uno sfascio totale delle istituzioni, uno conquista a mano armata a questo punto delle istituzioni della malavita organizzata nazionale e internazionale, che oggi ci conduce a dover soggiacere a questa soppressione dei diritti istituzionalmente garantiti, come diceva anche l'amico Cristiano Gusterman poco fa, per cui 20 milioni di cittadini sono impediti ad esercitare il loro potere elettorale nei confronti di una serie di istituzioni che non sto qui a dire, e questo la dice lunga sul grado di democraticità in cui oggi ci troviamo in questa nazione disastrata. Ho finito.